Sono stati trattati temi molto importanti e il confronto tra gli imprenditori turistici del Basso Cilento e le istituzioni hanno portato all'apertura di un tavolo di confronto proficuo tra il Consorzio Cilento di Qualità, i comuni di Camerota, Pisciotta e Centola, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e la Regione Campania. E questo è un primo bilancio dell'evento Turismo Esperienziale organizzato dal Consorzio Cilento di Qualità a Marina di Camerota, al quale hanno preso parte gli esponenti politici e i principali attori del comparto turistico regionale. Queste giornate per il territorio sono fondamentali e di fondamentale importanza. Noi come imprenditori dobbiamo iniziare a renderci conto dell'importanza che abbiamo, dobbiamo iniziare a renderci conto di quanto la politica ha bisogno di un discorso di sintesi. Il Consorzio, questo è il suo obiettivo. Prima di fare qualsiasi altra azione, prima di fare qualsiasi altro intervento sul territorio, dobbiamo creare una classe imprenditoriale coesa, volta verso a un aspetto propositivo nella programmazione politica. È fondamentale ascoltare, capire, essere sensibili, raccogliere dati, raccogliere spunti, capire quali sono le vere problematicità dei territori consente alla Regione Campania, che non è lontana da questi territori, io sono venuto qui, è stato uno dei primi incontri che ho fatto, l'ho fatto proprio a Camerota, consente alla Regione Campania di capire tante cose, di capire per esempio, come è stato detto poc'anzi, che vi è un turismo balneare importantissimo, ma vi è anche un turismo che va al di là della balneazione. Vi è un turismo delle aree interne che si sposa con la balneazione, vi è un turismo di una destagionalizzazione lunga, vi sono tante esigenze, problematicità di un partenariato pubblico-privato da riattivare, bisogna evitare di creare delle cattedrali nel deserto e di creare delle misure che sono delle misure sproporzionate ai territori. Camerota al centro dell'attenzione per un incontro importantissimo che vede riconosciuto l'enorme lavoro che è stato fatto in questi anni, sempre più sinergia appunto tra tutti gli operatori della filiera e quindi con le istituzioni. Camerota, grazie alle infrastrutture che ha realizzato nel corso degli ultimi anni e al grande lavoro che è stato fatto nel settore turistico con l'ampliamento del prossimo del porto, con la realizzazione dei depuratori, con l'ufficio del turismo, il museo del mare, l'acquisizione del castello Marchesale che avverrà a breve e il grande sviluppo che stanno avendo i centri del entroterra Camerota, Licusati e Lentiscosa, si candida sempre in modo più forte per essere la più grande realtà del Cilento e non a caso con il suo milione di presenze lo dimostra ogni giorno. Il tema turismo esperienziale è un tema di fondamentale importanza e mai come in questo momento, soprattutto dopo questo periodo delicato in cui tutti noi stiamo vivendo, dobbiamo cogliere questa opportunità, perché il turismo è cambiato, il turismo non c'è più un turismo di massa ma un turismo basato sull'esperienza e il turista, il viaggiatore vuole vivere l'esperienza autentica del luogo, quindi vuole vivere e vuole essere stimolato sia culturalmente, spiritualmente e vivere soprattutto l'emozione di questo luogo. Quindi io credo che ci sono tutte le condizioni per poterlo fare e bisogna soltanto sfruttare quello che noi di bello già abbiamo, perché il nostro è un territorio vergine, un territorio in cui si può davvero lavorare, ma per fare questo è fondamentale la sinergia tra le parti, quindi mettere da parte tutti i protagonismi, ma lavorare tutti verso un unico obiettivo che è quello di valorizzare il territorio.